Buonasera a tutti, ciao a tutti. Consentitemi di mandarvi un saluto affettuoso, speciale, a tutti voi che avete contribuito a costruire questo cantiere dell'altra Emilia Romagna, a tutti voi che credete nella prospettiva di costruire un grande laboratorio politico della sinistra alternativa di cui tutti quanti avevamo assolutamente bisogno. Oggi noi siamo qui con Barbara Pinelli, con Tito Cale, con tutti coloro che hanno messo in piedi l'altra Europa con Tsipras, e siamo qui per stringere con i cittadini. Troppo forte. Tu hai una voce bella potente. L'impeto della passione. Sono stata silenziata, non comincerà già da noi. Stavo dicendo appunto che vorremmo in questa sede in qualche modo costruire, fissare, stabilire il patto, il nostro patto di rappresentanza, il nostro progetto politico, il nostro impegno politico con i cittadini e con le cittadine. Noi siamo convinti che stiamo vivendo effettivamente una svolta storica, una fase importantissima in questa regione, in questo paese, in Europa. La svolta è rappresentata sicuramente dal fatto che la crisi è arrivata a un punto di non ritorno. Noi crediamo di non risoluzione se non viene invertito completamente il corso delle cose. Questa crisi sta evidenziando dei livelli di concentrazione del capitale finanziario che sono tali da superare il PIL del mondo e da fare degli investitori ufficiali, i padroni delle imprese che sono quotate in borsa e che oggi hanno il controllo dell'economia reale nei paesi sviluppati, ma anche degli stati, che sono sempre più subordinati al dispotismo della grande finanza e che oggi ad essi è stata consegnata la sovranità vera, che invece è stata sottratta ai popoli e agli istituti della democrazia rappresentativa. L'Europa stessa oggi è in un cul-de-sac. I suoi vincoli, la sua politica di austerità sono insostenibili per molti paesi, anche per quelli le cui economie sembravano solide. Noi oggi crediamo che la finanza, questa finanza che sta controllando l'economia del pianeta, non risolverà la crisi e dobbiamo averlo chiaro, la aggraverà, non creerà posti di lavoro, ma li sottrarrà continuamente. Siamo però a una svolta storica anche nel nostro paese. Il nostro paese che, ricordiamolo, è al settimo anno consecutivo di recessione, nel quale è in atto un processo di ristrutturazione molto importante. Nonostante la retorica degli 80 euro, il paese nella migliore delle ipotesi sarà in recessione, addirittura la sua crescita sarà sotto lo 0,3%. Il paese è soffocato dal debito, dagli interessi sul debito, da un sistema fiscale assolutamente iniquo, da grandi opere che stanno in qualche modo drenando le risorse del nostro paese. Noi oggi diciamo qui che il governo Renzi è assolutamente incapace di risollevare il paese dalla crisi economica. Tempo, far crescere l'impresa sotto la scella protettiva dello Stato, sgravandola fiscalmente, aprendo ad esse la strada, smantellando conquiste sindacali, diritti dei lavoratori, attaccando al cuore la contrattazione collettiva, sostenendo le controparti datoriali, fino all'attacco allo Statuto dei lavoratori, all'articolo 18, facendo l'occhiolino, non dimentichiamolo, a Serra e la sua dissennata proposta di attaccare il diritto di sciopero.
L'impresa italiana, noi crediamo, che non potrà cavarsela sempre così, in eterno, muggendo la mucca pubblica, pretendendo immunità fiscale, avendo mano libera nel delocalizzare, nel portare capitali all'estero, di evadere il fisco, di trasferire le proprie sedi legali nei paradisi fiscali. L'impresa italiana dovrà pensare di avviare politiche industriali diverse e di non investire principalmente, come sta facendo, nella rendita finanziaria. La strada percorsa da Renzi è allo stesso tempo miserevole e catastrofica. Vuole attrarre investimenti stranieri, capitali che verranno a colonizzare la moribonda, parassitare l'industria italiana che non sarà in grado di competere. In cambio garantisce la fine del lavoro a tempo indeterminato e tutelato. Questo è il baratto col grande capitale straniero, cui offre le teste dei lavoratori e delle lavoratrici di questo paese. Niente tutele, niente diritti, niente garanzie, lavoro sottopagato, precarizzato, nessuna contrattazione collettiva. Cosa offre? Offre le manganellate della polizia che sono state sferrate contro il corteo dei lavoratori della Thyssen che avevano l'unica colpa di difendere il diritto al lavoro con il quale sono. Hanno dissettato i contratti di lavoro, hanno comunicato una pioggia di licenziamenti. Mentre veniva posata a Crespellano la prima pietra per la Philip Morris, contemporaneamente la Thyssen comunicava di aver interrotto le trattative sindacali e di voler licenziare 600 lavoratori. Da loro un bollettino di guerra, eseguita l'Agnesi, oggi la Titan. Oggi siamo stati a Bologna, a Crespellano, proprio per portare la nostra solidarietà ai lavoratori, i quali stanno occupando la fabbrica e la portano avanti, turnandosi da soli. Ai lavoratori della Titan vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà. Hanno pensato di fare una proposta ai candidati alla presidenza dell'Emilia Romagna, quella cioè di invitarli a sottoscrivere un appello affinché una volta eletti possano portare in regione una proposta di legge contro le delocalizzazioni. Perché l'Emilia Romagna approvi una legge che pone fine alle delocalizzazioni. Questo, d'altro canto, è l'obiettivo per il quale noi ci stiamo battendo. In questi giorni di campagna elettorale stiamo sostenendo una tesi, senz'altro una tesi difficile, ma che deve essere, secondo noi, che è alternativa molto chiara. Mentre il PD di Bonaccini promette a tutti i poteri forti della regione finanziamenti, sostegni, aiuti, risorse pubbliche alle imprese, noi abbiamo sostenuto questa tesi. Riteniamo che non possa più andare avanti la logica di Renzi e di Bonaccini dell'elargizione automatica a pioggia di sostegni, di incentivi alle aziende, perché dobbiamo porre come condizione fondamentale all'industria per essere incentivata che garantisca di non delocalizzare nessun sostegno alle industrie se non si impegneranno a non delocalizzare, a non assumere contratti. Che oggi siamo in presenza di un piano vastissimo di aggressione,
speculativa all'ambiente, alle città, al territorio, al patrimonio pubblico. Si tratta di un progetto, di un piano che favorisce facilitazioni ulteriori alla costruzione di nuove case in un paese nel quale sono ben 7 milioni i vari iscritti e abbiamo milioni di persone che hanno il problema di avere una prima casa sotto la quale poter vivere. Accorda agevolazioni alle società di investimento immobiliare quotate in borsa, accorda sostegno a Cassa Depositi e Prestiti affinché possa mettere le mani sul patrimonio immobiliare degli enti pubblici, perché questo oggi purtroppo è lo scenario che si andrà profilando all'orizzonte, quello cioè di assaltare il patrimonio pubblico che è ancora in dotazione nei comuni, proprio perché la legge finanziaria ulteriormente taglia i trasferimenti agli enti locali che, stretti nella morsa della legge di stabilità, saranno costretti, per far quadrare in qualche modo il bilancio, a svendere a prezzi stracciati il patrimonio pubblico, le risorse pubbliche, i beni pubblici. Così come nello sblocco Italia c'è l'accordo a una svendita alla finanza internazionale speculativa del patrimonio pubblico. Noi crediamo che il milione di manifestanti che a Piazza San Giovanni a Roma hanno lottato contro le misure del governo Renzi, l'attacco allo Statuto dei lavoratori e all'articolo 18, avessero le idee molto chiare su quello che oggi si nasconde dietro il Jobs Act, dietro lo sblocco Italia, dietro il governo Renzi. È un attacco che vuole disegnare per questo Paese precarietà per tutti, giovani e vecchi, ricattabilità per tutti, giovani e vecchi sui luoghi di lavoro, assenza di tutele e garanzie. Noi crediamo che oggi il Partito Democratico non rappresenti più la tradizionale base del Partito Comunista, che si sia rotto per sempre e definitivamente il ruolo di rappresentanza che questo partito aveva nei confronti delle masse popolari, del mondo del lavoro, dei non garantiti, dei ceti non abbienti. Questa oggi è una rottura storica che crediamo essere epocale. Per la prima volta a Piazza San Giovanni noi abbiamo visto una parte di gente che fino a questo momento è stata nel PD, ha votato per il PD, e dall'altro lato il PD attestato, è vero, alla Leopolda, con l'arroganza e la protervia di chi rifiutava ogni rapporto col mondo del lavoro. Noi siamo qui allora a voler fermare la linea disastrosa che il PD di Renzi, di Poletti, di Bonaccini in questa regione intendono portare avanti. Bonaccini, che è il candidato appunto PD, ha una visione qualunquista di questa regione. La velocità è il suo motto e velocità è quello che vuole portare al futuro di questa regione. E allora dice, dall'alto della sua probabilmente inconsapevolezza di quello che ha significato il termine, lo slogan velocità nella storia neanche tanto lontana di questo paese, penso al futurismo che poi è confluito nel fascismo, allora lui dà via libera alla Cispadana, via libera al passante nord, alla Orte Mestre, alla bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo, al Tible, al People Mover. Ecco, sarà via libera all'assalto alle risorse pubbliche. E vorrei citare in questo senso come emblematico quanto il tavolo regionale dell'imprenditoria, che riunisce 14 associazioni di categoria e 370.000 aziende di questa regione, ha recentemente chiesto ai candidati alla presidenza. Ci viene chiesto espressamente, quindi parliamo dei poteri che contano, che venga capovolto radicalmente la logica dell'intervento pubblico rispetto ai soggetti privati. Chiedono di diventare loro parte integrante della programmazione regionale, che le scelte di politica economica e sociale che la regione prenderà nei prossimi mesi vengano subordinate alla ricaduta che potrebbero avere sul tessuto imprenditoriale. È la fine
dell'intervento pubblico, del ruolo dell'istituzione pubblica, è la fine del criterio dell'interesse pubblico come criterio preminente per governare una regione. Se il PD di Bonaccini vincesse le elezioni regionali, noi crediamo che darebbe via libera ai fondi europei e all'industria, darebbe via libera a una sanità integrativa, a una sanità cioè che garantirebbe quella pubblica prestazioni minime ed essenziali e che aprirebbe alle assicurazioni private con Unipol in testa per le famiglie facoltose che potranno permettersi di avere un canale preferenziale di accesso al sistema sanitario. Noi crediamo che sarebbe la via libera all'esternalizzazione di parti importanti, è vero, dei servizi pubblici, della scuola, dell'assistenza, del welfare. I poteri in questa regione sono forti, fortissimi, e oggi scommettono, che sia ben chiaro, sul PD di Renzi e Bonaccini. Fanno l'occhiolino a Bonaccini, investono sul nuovo governo della regione, strappano promesse e impegni. Noi dobbiamo fermarli. Dentro questo scenario noi ci saremo, come d'altro canto ci siamo sempre stati, e credo di poter dire che molti di noi che oggi sono qui sono stati quelli che nella regione hanno dato un contributo generoso e gratuito nel momento in cui hanno difeso e partecipato alla lotta per lo statuto dei lavoratori, che hanno partecipato alle lotte contro le manomissioni della Costituzione, che hanno lottato contro i cantieri no TAV, no TRIV, che hanno bloccato i cantieri destinati alla costruzione di autostrade, contro la costruzione degli inceneritori. Eravamo noi quelli che presidiavano i cancelli delle fabbriche che volevano chiudere, che ci si battevano contro la privatizzazione del servizio idrico nazionale, che hanno organizzato la grande stagione referendaria premiata col voto di 26 milioni di italiani. Eravamo noi, questa sinistra generosa che gratuitamente si è battuta fino ad oggi e che ha impedito che la reazione violenta, è vero, del liberismo potesse spazzar via conquiste e tutele che abbiamo strappato. E oggi siamo qui appunto a batterci in questa regione perché questa non venga consegnata alle grandi assicurazioni, alle imprese che scaricano la crisi sui lavoratori, che appaltano alle cooperative di caporalato, quelle cooperative che oggi stanno, è vero, usando centinaia e centinaia di lavoratori senza tutele, senza garanzie, ricattati a 5 euro all'ora, nel mondo della logistica, dei servizi, è vero, mense e pulizie. Noi siamo qui oggi a batterci per dire che vogliamo ripubblicizzare, e vorrei riprendere uno slogan che era quello che dicevamo per la battaglia referendaria: ripubblicizzare si può, ripubblicizzare si deve. Noi siamo quelli che vogliono ritornare a un forte e decisivo intervento pubblico che ridia dignità alle persone e garantisca la costruzione di un livello di uguaglianza fondamentale. E d'altro canto, noi siamo quelli che pensano che l'appuntamento con l'uguaglianza sia oggi un appuntamento indifferibile nella storia. E quindi, con questo impegno, in nome dell'uguaglianza, della giustizia e con il senso della solidarietà che appartiene, è vero, alla nostra, alle nostre fila, noi oggi vi diciamo: dateci una mano, perché l'altra Emilia Romagna comincia da ognuno di noi. Grazie.